Un saluto dalla Poker Room del Perla Resort. Sono le 4 inoltrate e finalmente abbiamo il nome del vincitore. Il momento più atteso è finalmente arrivato. Da questo stesso posto Michele Muner è riuscito a trionfare al main event della seconda tappa dell'ISOP Championship 2019-2020. Abbiamo raccolto le sue impressioni a caldo e quelle del runner-up. Sentiamo cosa ci hanno detto. ISOP Championship 2019-2020, alla mia sinistra il vincitore del main event di questa seconda tappa, Michele Muner, e alla mia destra il runner-up, Pietro Bolzanello. Insomma ragazzi, è stato un heads up molto duro, la siete giocata fino all'ultimo, nessuno voleva cedere. Ma sì, è stato un bel heads up, divertente tra due amici e poi alla fine l'ho spuntata io, bene, una bella emozione, un po' stanchi, forse non abbiamo giocato al meglio delle proprie possibilità, però bene. Sì, avete giocato veramente per un sacco di tempo. Per un attimo ce l'avevi quasi fatta. Sì. E poi invece il più forte ha vinto. Il più forte ha vinto, vero? No, non è vero. Secondo me Nezap è molto più esperto di me. Insomma, entrambi vi ripresenterete per i campionati italiani, per il mini event, perché avete vinto il ticket, così come terzo classificato. Insomma, potete mostrare anche alla telecamera il frutto delle vostre fatiche. Bellissimo trofeo. E ovviamente... siete in lizza per la Player of the Year, quindi per staccare un pass per andare a Vegas. È un obiettivo per te, Pietro? Certamente. Immagino anche per te, dato che hai un bel vantaggio adesso in punti. Sicuramente sì, è un grande obiettivo. Perfetto, quindi vi diamo appuntamento alla prossima tappa dal 29 novembre al 2 dicembre, sempre qui, nella Poker Room del Perla Resort. Alla prossima!